Ciao a tutti! Bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami. In questo momento siamo al Frost Museum di Miami. Stella fa le facce strane. Qui dietro di me vedete un aereo. Siamo nella parte appunto aeronautica, diciamo, di questo museo. Però tranquilli, adesso è solo un pomeriggio coi bimbi, perché questa sera venite con me e andiamo a San Diego. Ciao! Arrivata in aeroporto, siete contenti che vi porta a San Diego finalmente? Credo sia passato un anno e mezzo dall'ultima volta che sono andata a San Diego. Sapete che a San Diego c'è la mia carissima amica Chiara. Appena salito a bordo, questo è il mio galley. Mi stavo già lamentando appunto che questo volo è un'ingiustizia sociale, però per due minuti praticamente sono salva, tra virgolette. Nel senso che siccome questo volo parte dopo le ore 21, non si fa il servizio completo, ma praticamente si danno solo degli snack. Questa è una cosa positiva per chi magari è pigro e non vuole fare il servizio. Per me questa notizia invece diciamo che non è tanto positiva, perché adesso ma che faccio per 5 ore di volo? Cioè, per questo non mi piacciono i voli interni, perché secondo me sono di una noia mortale. Il volo non è 5 ore, è ben 5 ore e un quarto. Quindi perché dico che questa è un'ingiustizia sociale? Calcolate che sul volo che ho appena fatto qualche giorno fa, ovvero Miami-Buenos Aires, sono 8 ore di volo. Questo sono solo 5 ore e un quarto. Voi direte, sì, però se volo per Buenos Aires io mi faccio anche 2-3 ore di dormita, perché abbiamo diritto al crew rest, mentre su questo tipo di aereo no. E quindi perché faccio praticamente la stessa fatica? Tra l'altro Buenos Aires sono solo 2 ore di fuso di differenza, mentre San Diego e la California sono 3. Quindi anche fisiologicamente parlando, questo volo è più difficile secondo me di fare un volo IPD, si chiamano International Premium Destination. Quindi vabbè, quindi ingiustizia sociale, però dai, vi ho detto che andiamo da Chiara e anche da Antonella, perché è un'altra mia amica che lavora in un ristorante buonissimo italiano dove assolutamente andremo a mangiare. Appena arrivata in camera, è un bel po' che non vengo a questo albergo. La vista la guardiamo domani mattina, perché è un attimo difficile aprire queste tende. Controlliamo sempre che non ci siano cadaveri, perché sapete, il controllo cadaveri è sempre fondamentale. 2 cadaveri qua, bene. Benissimo, sono arrivata, non benissimo il volo, nel senso benissimo il volo, proprio tranquillissimo. Una noia mortale, cioè io proprio non ce la posso fare a fare i voli domestici, perché alla fine non faccio niente, perché soprattutto non dovendo fare il servizio, cioè sì, ho fatto il servizio, ma un servizio di una facilità assurda che veramente, cioè in 5 minuti lo finisci, e quindi c'è, cioè, tutto il volo a dire adesso che faccio praticamente, mentre il volo intercontinentale, il volo comunque di lungo raggio, si lavora finché non è ora di andare a fare il riposino, poi si va a fare il riposino, ci si alza dal riposino, cioè magari è lì un paio d'ore che non c'è molto da fare, però di solito quando io faccio il galley in quelle 2 ore c'è da fare, quindi poi si fa il secondo servizio, poi si atterra e quindi il volo, anche se magari è un volo di 12-14 ore, passa molto più velocemente di un volo così. Quindi vabbè, dai, comunque sapete, sono molto contenta di essere qua, quindi domani assolutamente avremo la nostra special guest Chiara, ma anche la special guest Antonella, quindi avremo una doppietta di special guest. Buongiorno da Sunny San Diego, credo ci sia il sole, ma questo tipo di tenda è così difficile da tirare su che ho detto vabbè, dai, la vista fa niente per oggi. Sto aspettando Chiara, che appunto tra qualche minuto mi verrà a prendere. Prima di scendere voglio farvi vedere una piccola sorpresina che ho creato per lei.
Eccola qui la borsa custom made per Chiara, veramente solo per lei, soprattutto perché qua dietro c'è scritto arpista, perché Chiara è un'arpista e chi ci segue dall'inizio sa che una volta abbiamo fatto una roba da ridere perché mia madre, quando ho detto ah sì la mia amica fa l'arpista, mia mamma ha capito che faceva l'autista, quindi da quel giorno abbiamo detto dobbiamo essere così, specificare che è arpista e non autista. Dentro ovviamente non può mancare la pochette, anche questa qua con le note musicali. Qua dietro, qua dentro un po' di gadget, il mio porta badge che in verità però è anche porta chiavi perché lo uso per le chiavi io. Porta chiavi con l'aeroplanone, porta chiavi remove before flight. E poi siccome andiamo al ristorante di Antonella ho fatto una piccola pochettina anche per lei, quindi con la A di Antonella. Dentro le ho messo anche la pochette questa con la carta d'imbarco e anche per lei ovviamente porta chiavi eccetera eccetera. Eccola lì Chiara, devo nascondere la borsa così non gliela faccio vedere. Non ci vede, non ci vede! Hola! Da quanto tempo! Ah! In diretta! Ma bellissimo! Ma soprattutto! Ta-da! No, vabbè, no, ma girala anche! Volevo scrivere autista, però ho detto mi sa. Grazie! Allora, no, vabbè, che meraviglia, grazie! Questa è la borsa ufficiale, è Chiara Arpista. Dentro c'è anche la pochette, quella la puoi mettere anche a tracolla. Ma sei una stella. Quindi handbag, crossbody, c'è la pochette. Vabbè, ragazzi, guardate che meraviglia, dentro c'è Miami. Dentro c'è, stile. Sì, questo wow. È, qua ci sono io, la pochette anche, poi con tutti i gadget no, vabbè, dentro. Bellissima, grazie. Così adesso le altre grazie, arpiste ti invidieranno. Esatto. Io ho sempre le chiavi, il portachiavi. Ecco, sempre. Ci sono altri portachiavi dentro, nuove versioni di portachiavi. Grazie mille, aspetta che l'apro. Wow, grazie. No, vabbè, questo è meraviglioso. E anche quello grazie così te lo metti chiavi, al collo. Sì. Grazie mille. Così mi pensi ciao. Sempre. Bene, dove andiamo adesso? Andiamo a sorpresa. Andiamo, andiamo. In un posto per il caffè. In un posto che ti piacerà. No, ma questa è una chicca. Bellissima, bellissima. Con la l'unico problema è se c'è qualche stalker poi ti chiama Chiara per nome. Ah sì, no, non c'è problema. Ma vabbè, ma sì, è certo, guarda, qua siamo professional. Te la puoi mettere anche a tracolla? Invece vi ricordate modello Giuditta? Sì, ecco. Modello Chiara. Modello Chiara. Tac. Bellissimo per primavera, estate, autunno, inverno. Perfect, perfect. Grazie. Dai, niente. È veramente bellissima. Lo so, l'ho fatta sì. Io. Allora, volevo farvi notare il pelo qua, questo non c'era l'ultima volta che sono venuta anche a San Diego, più pelo per tutti. Dai, è bello, è la versione inverno, dovete sì, infatti. Capire quanto è morbido. Mamma mia. Vero, è un peluche. Un peluche. Infatti, no, comunque si guida bene, sì. Tiene bene, però rende il guidare anche più simpatico. Sì. Stress, è tipo la sì. Palla stress. Dai, bellissimo, aspetta, fatemi pettinare bene, ecco, così che bene. Oggi siamo in video. Ok, dai, andiamo a fare colazione. Scusate, rido, Chiara è mitica, cioè devi andare a Hollywood, sì. Attrice di Hollywood le fa un baffo. Praticamente stiamo entrando nel parcheggio, se vi ricordate uno dei video ultimi su San Diego, volevamo entrare in questo parcheggio perché sul tetto di questo parcheggio praticamente ti atterrano gli aeroplani in testa e quindi volevamo andare a fare un po' di plane spotting. Ma il tizio che era lì al baracchino ci aveva detto non si può entrare, ma, non potete andare solo a fare le foto, è vietato. Allora arriviamo, ha detto vabbè, siccome dobbiamo andare a fare colazione qua vicino, ha detto andiamo e parcheggiamo il suo parcheggio, solo che costa $20 per tutta la giornata. Ha detto ascolta, per fare un'ora di colazione $20 anche no. Allora Chiara gli ha detto no, possiamo andare solo a vedere per la prossima volta che facciamo long term parking, quindi quando parcheggi perché devi partire da qualche parte. No, perché ha detto per vedere se sei sicuro, se il posto è... Ho detto, stiamo in realtà guardando tutti i parcheggi per scegliere il migliore.
E la ragazzina ha detto, no. I guess, tipo, la ragazzina tranquilla. Quindi siamo entrate, se adesso la parcheggiamo qua, lei va dei guai, no dai. Siamo giusto 5 minuti sì, il tempo a di vedere fare se le foto. Becchiamo, non esciamo neanche dalla macchina in caso ci siano telecamere. No, ma tanto la ragazzina è... Sì, che ne sa. Che no, ne sa lei che siamo qua solo a fare video agli aerei noi, che ne può sapere? Bene, quindi a sgamo proprio. Brava la ragazzina, poi le facciamo una foto. Sì, già piaciuta. Prima che ci arrestino. Sì, comunque bella vista, quindi volendo anche spendere $20 per uno che gli piace fare plane spotting, secondo me dai, gli vale un picnic. Portatevi la schiscetta. Chiara mi ha portato in questo posto, sentite? Ah, ci è appena atterrato in testa. Questo posto si chiama Nolita e adesso vi facciamo vedere, c'è praticamente il tabellone degli atterraggi qua e ti atterrano gli aerei in testa, e siccome è qua sopra c'è il vetro, adesso vi facciamo vedere un po'. Questo è quello che è appena atterrato, Southwest. Adesso chi arriva? No, ma è troppo una figata sto posto. Adoro, ma questo è il mio posto preferito. Mamma, sono andata via un attimo, è arrivata a De Mortazza proprio. Una cosina piccola abbiamo preso. Salute. Entriamo in questo negozio a vendere la borsa di Chiara, quindi mi dispiace Chiara, pensavi fosse un regalo per te, ma adesso la andiamo a vendere qua subito. Anzi, ne devo fare una che dice Little Italy, così. Hi! Vogliamo passare dal carosello? Sì! Quindi qua siamo sempre a come l'ho pronunciato bene. Guarda, bellissimo, sì, infatti. Allora, bellissimo qua per uno che vuole fare plane spotting. Onestamente vivere e lavorare qua magari no, perché veramente ogni 3 minuti ti passa sopra un aereo. Un po' di mal di testa secondo me dopo vi fa venire. Adesso Chiara ci porta in un posto che l'altra volta che siamo passati di qua era chiuso. Ah, si sta muovendo, quindi è un carosello che si muove. Ma scusatemi, ma chi è questa? Ah, sono io. Ah, ma questo è un altro parcheggio invece. Sì, possiamo fare la stessa finta. Vediamo. No, ogni volta ne giochiamo uno. Sì, la prossima volta proviamo. Andiamo alla galleria d'arte. Vedi un po' di cosa c'è scritto. Sì, quello che vuoi tu. Sì, dai, ok. Allora, Chiara, dove ci stai portando? In una galleria d'arte dove c'è una mia amica.
che fa una spiegazione delle sue opere d'arte. Eccoci qua. Andiamo. Ovviamente Chiara ha parcheggiato in divieto di sosta, quindi se adesso c'è scritto 3 minute parking, quindi adesso se ci porta via la macchina. Mi arrivo. Ecco, niente, è chiuso, non ci fanno entrare. No, che sei, probabilmente sei sospetta e non ti vuole far entrare. Hai. Che bello. Belle queste cose qua. Era un'ex tipografia, hanno mantenuto uno. Intanto vado a salutare. Bello, mi piace perché c'è il gloss sopra. Ah, qui qualcuno se l'è fregato o l'ha venduto? Oh manga. Ah no, $90 l'uno, quindi uno se lo sarà comprato. Al photoshoot alla borsa, cioè no, a Chiara. Fai un po' la valletta, dai, fammi vedere, mostrami la borsa. Ok, va bene, quindi e dai, quella è medium. Adesso si dai fotomodella, bidella e valletta, arpista. Ok, Chiara, presentaci allora la tua amica artista. Eccola qua, Tiffany. So my art, I work in encaustic, and which is I paint with hot wax. On the exhibition that we have going on right now is made up of three series, and it's sort of a journey between these three series. So it's about the past, the present, and now. A lot of my work is based off of memories, connections with my family, and sort of daydreams that I have. That's so, very beautiful. Grazie mille. Ciao. Ciao. Questo davanti a noi c'è la targa personalizzata Fly 5. Allora, eccoci qua. Abbiamo trovato un mercatino a caso, quindi dobbiamo assolutamente fare un giretto. Lo stadio dov'è che è, Chiara? Ah, qua è il Convention Center. Di là, lì c'è la scritta Gaslamp, perché siamo nel quartiere Gaslamp. Lo stadio è di là. Ed è un anno e mezzo che non vengo qua, direi che un attimo si è... ringiovanita, cioè ringiovanita, nel senso che era tutto chiuso l'ultima volta, ne risentivano secondo me ancora del Covid, mentre adesso va tutto molto meglio. Anch'io, lo vedi, questo bello peloso.
Un mese, sì, è vero. Ciao! Come stai? Baci, abbracci. Non è femusso. Ciao. Dobbiamo fare la consegna della pochette ufficiale. Fai tu? No, vabbè, dai, va bene così. Apri. Certo, qua. Personalized. Poi c'era un'altra dentro. Non ci sono soldi dentro, quindi se volevi soldi mi dispiace. Pensavo magari 100 dollari. Niente soldi. Grazie, solo gadgets. Se tra l'altro io ancora, cioè io uso solo questo. Ecco. Beh, adesso ci sono. Adesso c'è di più. Telefonino, tutto. Ecco. Adesso posso viaggiare. Bene, allora eccoci qua, civico 1845. Andiamo, gna. Sì, andiamo dentro perché. Sì, fa freddo. Sta per piovere. Fa freddo. Siamo entrate nel ristorante giusto in tempo perché sta venendo giù il diluvio universale. Tra l'altro, scusa, qua non dovrebbe mai piovere, com'è sta storia? Sì, assurdo. Allora, facciamo subito un cheers. Fai con la bottiglia. Salute. Guardate che belle le nuove magliette di questo ristorante. Adesso mio marito avrà questa bianca. Abbiamo mangiato veramente. Dove siete andate? Eccole qua. Abbiamo mangiato benissimo ad Antonella, grazie mille. E adesso vi facciamo vedere una chicca. Quindi guardate dietro di me, in anteprima, questa casetta fantastica sarà la pizzeria di Civico. Quindi passate di qua, tra l'altro Antonella ha detto che se voi passate dite che vi manda a Vola con Francesca, vi regala pure il dolce, quindi sì. Che volete di più dalla vita? Fatemi sapere. Ecco, e poi le lascerò qualche portachiave mio, quindi ovviamente se voi dite che siete amici miei vi regalerà il portachiavi. E quindi grazie mille. Adesso guardate un po', murale di Little Italy. Siamo qua dentro un parcheggio, adesso mi investono anche per fare la foto. Bello! Ecco di qua i portachiavi Vola con Francesca che adesso andiamo a consegnare al volo, letteralmente remove before flight al volo ad Antonella. Quindi ce ne sono solo 5, quindi i primi 5 che si presentano al ristorante di Antonella avranno il mio portachiavi. Della no, Chiara, casino, dai, scusate, no, facciamo vedere un attimo la quantità di arpe che ci sono in questa casa. No, veramente, scusate il casino, non l'avevo organizzato per. Qua c'è dentro un cadavere. Adesso no, lei dice che c'è dentro volare, un'ape. Per volare. Questo è per volare. Invece che vola con Francesca. Vola con l'arpa. Vola con l'arpa. Yeah. Vola con l'arpa. Arpe a go.
la notte. Questo è il primo video ufficialmente fatto a San Diego by night, perché tutti gli altri voli che ho fatto erano red eye, quindi a quest'ora tornavo, beh no, adesso è ancora presto, però tornavo poi a Miami la sera, invece questo no. Qua dietro abbiamo parcheggiato davanti a delle lavatrici. Questo è un condominio molto comune negli Stati Uniti, avere le lavatrici asciugatrici condominiali, quindi non avere la propria lavatrice in casa, che è una tragedia secondo me. Allora, Hotel Lafayette, andiamo a vedere un po' questo albergo. Penso che avrò gli incubi stanotte dopo essere stata qua. Allora, dove stiamo andando? A Shelter Island. A vedere il panorama notturno, quindi guardate un po'. Eccolo, ponte di Coronado. E la prossima volta si vuoi il watch in turno? Sì. Qua invece questa qua cos'è? La barca, come si chiama quella barca, quella nave? Sarovindia. Ci piace. Invece quella più a destra con il festone unico è la Midway. Ah, questo qua la Midway. È arrivata la notifica che il mio volo ha 6 ore di ritardo, quindi ho detto, stavamo già andando in albergo, ho detto vabbè, già che ci siamo andiamo a farci un altro giro, però purtroppo Antonella non è più qua nel ristorante, quindi dove andiamo? Adesso vediamo, sorpresa. Baciamoci. Grazie della borsa. Ciao. Grazie a te, è stata una giornata molto intensa con ritardo di 6 ore e mezza, quindi adesso siamo tornati in albergo e dai, speriamo di fare un altro volo su San Diego. Alla prossima, bene. Ciao.
siccome siamo in ritardo, compito mio è andare a mettere questo bigliettino sotto le porte di tutti gli altri assistenti di volo, quindi andiamo adesso a vedere dove stanno. Sono appena andata a riprendere le note che avevo appena messo perché mi è appena arrivata la notifica che adesso la partenza è alle 9:30, quindi solo 3 ore in ritardo, quindi vorrei capire un attimo se si mettono d'accordo e decidono bene che ora partiamo, perché vorrei anche andare a dormire a sto punto. Quindi adesso torno alla reception e cambio di nuovo l'orario di pick up, ma chiamo un attimo anche i turni e dire scusatemi ma finite un attimo che sta succedendo. Sono appena tornata in camera, è stata veramente una bella serata, si è conclusa però con un'arrabbiatura abbastanza, perché veramente cioè non esiste che il volo viene ritardato di 6 ore. In quel momento io potevo anche spegnere il telefono, staccare il telefono dalla camera e andare a dormire pensando che il mio pick up invece che alle 5 del mattino era alle 11 del mattino, ok? Tant'è vero che appunto sul biglietto che stavo mettendo sotto le porte dei colleghi avevo scritto quello, quindi sono dovuta andare a riprenderle tutte quando mi è arrivata la notifica che il volo invece adesso è alle 9:29 del mattino, quindi con un pick up delle 8 del mattino. Quindi questo è un problemino che ho sbolognato all'ufficio turni, perché non esiste che adesso prima di tutto non vado a bussare alle porte dei colleghi che staranno dormendo. Magari sono andata a dormire pensando appunto che il pick up è alle 11, non vado a svegliare una persona perché non è compito mio andare a svegliare le persone nel mezzo della notte, perché in questo momento sono le 10 di sera qui, ma per noi è l'una del mattino, quindi chiaramente cioè, la gente è stanca, magari stanno dormendo. Quindi domani mattina vedremo se ci siamo tutti oppure no, perché non è mio dovere tenere neanche il cellulare appunto acceso, perché una volta che tu mi dici a che ora parto, quello è, cioè me lo puoi ritardare l'aereo ovviamente perché magari succede qualcosa quindi va ritardato, ma non esiste che me lo anticipi, questo è proprio l'ABC. Questo è uno dei motivi per cui non amo volare i voli domestic, quindi questi interni, perché di solito se devono succedere dei casini del genere, di solito è sui voli interni, sui voli intercontinentali è più difficile che succeda. Ovviamente si possono rompere gli aerei anche sui voli intercontinentali, quindi anche gli aerei grossi, però non lo so, succede di meno, li aggiustano di più, che ne so io, però insomma diciamo che se voi guardate tutti i video che ho fatto da 3 anni a questa parte, quasi tutte le volte che c'erano dei casini erano sempre voli domestic o comunque voli su aerei più piccoli. In più sui voli di lungo raggio, siccome appunto sono voli lunghi, se si rompe un aereo lo sai con molte più ore d'anticipo, perché ovviamente se io mi trovo, che ne so, a Londra in sosta e l'aereo si è rotto a Miami 12 ore fa, cioè lo sanno già, quindi ti avvisano e lo sai già, mentre soprattutto, beh, questo comunque è un volo abbastanza lungo, però non è detto che il nostro aereo arrivi per forza da Miami, nel nostro caso sì, però il nostro aereo volendo poteva anche, che ne so, arrivare da Las Vegas, che veramente, non so, saranno 45 minuti di volo, un'ora al massimo, e quindi in quel caso se l'aereo si rompe un'ora prima, quello purtroppo te lo dicono all'ultimo. Quindi detto questo, cercherò di non fare mai più voli domestici. No dai, San Diego sì, perché c'è qua Chiara, c'è qua Antonella, quindi insomma mi piace, però insomma cerchiamo di non farlo troppo spesso. Adesso è ora di fare la doccia, nanna, e domani mattina torniamo a Miami. Buongiorno di nuovo da Sunny San Diego, è ora di tornare a casa, sono le 7:45 orario locale, alle 8 abbiamo stabilito che è il pick up, quindi adesso vado giù sperando che l'ufficio turni abbia avvisato tutti e che appunto si presentino tutti per le 8. Se così non fosse, cioè non è colpa loro, perché ovviamente se uno riceve una notifica che dice adesso partiamo alle 11 e poi dopo ti svegli che vuoi partire prima, vediamo un attimo. Speriamo che ieri quando è arrivata la notifica non stessero già dormendo, quindi insomma vediamo un po' che ne sarà di noi oggi. Questo significa che atterriamo a Miami circa alle 17:30 orario locale, quindi in orario super rush hour, quindi veramente una fregatura sto volo, perché dovevamo atterrare circa alle 14, quindi orario normale, oppure dopo quando ci avevano cambiato il volo dovevamo atterrare alle 20, che quindi non c'è traffico. Quindi atterreremo proprio nel momento in cui c'è più traffico in assoluto in strada. Comunque dai, va bene così e torniamo a Miami.
siamo arrivati in aeroporto, ovviamente andiamo al gate. Al gate manco ci stanno quelli che lavorano al gate, perché l'aereo non è neanche atterrato. Tra l'altro l'ufficio turni ha veramente fatto un casino, perché non puoi, cioè non è anche l'ufficio turni chi ha schedulato il volo, perché appunto ve l'ho già detto, tu mi puoi ritardare l'aereo, ma una volta che me l'hai ritardato non me lo puoi rianticipare, perché pensate un po', ieri tra l'altro mentre ero fuori con Chiara ridendo quando mi hanno cambiato l'orario del volo, che l'anno era appunto 6 ore più in ritardo, ridendo ho detto dai Chiara andiamo in discoteca, ovviamente siamo anziane quindi non ci saremmo comunque andate in discoteca, però qualora fossimo magari uscite avessimo cominciato a bere, cioè io 8 ore prima del volo non posso bere. Quindi ovviamente non ho bevuto niente, quindi non c'è problema. Però se avessi cominciato a bere, avrei potuto chiamare i turni dicendo scusate, voi mi avete ritardato fino a tot e io quindi ho cominciato a bere, quindi non posso farlo questo volo legalmente. Quindi in quel caso sarebbe comunque stata colpa loro, avrebbero dovuto trovare una riserva, ma qui siamo a San Diego, quindi qua non ci sono riserve, perché qua non c'è una base, o meglio una base satellite dell'aeroporto di Los Angeles, però non hanno le riserve che stanno qua stand by. Quindi hanno veramente fatto un po' di casino, adesso siamo qua, per fortuna gli assistenti di volo sono scese più o meno in orario, perché nessuno le aveva neanche detto che partivamo alle 8, quindi più o meno si sono presentate alle 8, 8 e 10, pensando che era l'orario giusto in cui partire, quindi siamo arrivate qua, l'aereo però non c'è, speriamo che i piloti siano stati avvisati bene o che non si presentino tra 3 ore con calma, perché giustamente avrebbero diritto di presentarsi tra 3 ore. Qua dietro intanto vedete un po' di aerei, ma voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Vedete questo? Questo viene utilizzato qualora non ci sia, ecco il mio aereo nel frattempo sta arrivando, quindi qualora non ci sia il jet bridge, quindi il finger, per vari motivi può succedere che non ci sia, perché appunto è un aeroporto che non ha finger, ma di solito negli Stati Uniti ce l'hanno tutti i finger, oppure se arriva un aereo piccolino, che è così piccolo che non può essere usato il jet bridge, allora usano questo, quindi non è come in Italia che ci sono le scale, quindi devi scendere dalle scale, è comunque uno scivolo, quindi alla fine non devi scendere le scale, quindi è molto comodo. Questo è il mio aereo, alleluia, è arrivato, ma adesso comunque devono comunque sbarcarlo, pulirlo, rifare catering, quindi insomma ci vorrà un po'. Appena atterrata a Miami il volo è andato tutto benissimo, il volo di ritorno sono solo 4 ore, quindi non possiamo lamentarci, non sono assolutamente stanca ovviamente, per il semplice fatto che non era un volo notturno, quindi dai, ci è andata bene così. Quindi vi ringrazio di aver volato con me anche quest'oggi, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e Facebook e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti!